One Podcast. Caffettino Weekend, tutte le news di questa settimana. Siamo già l'11 agosto, bella? Buongiorno e bentornati al caffettino. Mi trovate frizzante oggi, perché so che in tanti di voi sono in giro per l'Italia. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, taggando la fine dei social, il mio ultimo libro, taggando il caffettino. Lo state ascoltando dalla spiaggia, chi dal lago, chi in giro, in aereo. Vi siete scaricati le puntate on demand, quindi sono molto contento di vedervi e sono molto contento di sentirvi. Ma oggi siamo qui domenica, in questo fantastico 11 agosto 2024, per fare il riepilogone di tutte le puntate. Per cui mettiti comodo, che cominciamo subito. ChatGPT Plus in arrivo, finalmente aggiungerei io, la modalità vocale avanzata rimandata più e più volte, comincia finalmente il test della novità più interessante secondo me per ChatGPT 4o e anche per OpenAI, per capire cosa c'è di vero, di concreto e di esilarante, interessante e che ci farà pensare nel nuovo ChatGPT. Elon Musk nell'ultima puntata del podcast di Friedman ha annunciato il secondo paziente che ha il chip di Neuralink nel cervello. Sta bene e ne siamo tutti felici, ma ha anche detto che entro la fine del 2024 vuole arrivare a 8 pazienti ulteriori, quindi 2 appena fatti, altri 8, 10 fino alla fine dell'anno. Speriamo bene e speriamo che chiaramente risolva, come sembra essere, la vita e migliori la vita di tanti pazienti umani. Il giudice ha stabilito che Google è un'azienda monopolista, o meglio si è comportata così nel caso antitrust statunitense. Nella puntata di mercoledì parliamo di questo, ma anche in prospettiva di quello che sarà il cartello AI, il monopolio AI, chi lo sa. Insomma, altre tecnologie, altri problemi, altri temi da affrontare, ma intanto ci muoviamo, con grave ritardo, ma ci muoviamo. TikTok Lite, programma reward eliminato in tutta Europa. Se gli Stati Uniti col caso antitrust non vanno leggeri, in Europa sapete bene che ci andiamo molto pesanti quando si tratta della vita e dell'utilizzo della vita dei nostri ragazzi e nostre ragazze, anche degli adulti che sui social, come in questo caso, venivano attratti per continuare a starci, una sorta di slot machine social. TikTok chiaramente farà appello, però intanto l'Europa si sta muovendo anche qui con colpevole ritardo, ma almeno ci muoviamo. Molto bene. Il caffettino no news della settimana va a riposare, non vuol dire sparire. Una bella puntata riflessiva che trovate anche in versione testuale sul mio account LinkedIn Mario Moroni, in cui faccio la differenza tra questo momento estivo, per tanti vuol dire riposare, vuol dire rallentare, con quello che è il lavoro di un professionista che sfrutta anche questo periodo e non sparisce dalle comunicazioni social, anzi li sfrutta. Puntata bella tosta quella di ieri del caffettino due voci, intelligence internazionale. Dal dopoguerra all'intelligenza artificiale incontriamo un personaggio veramente pazzesco, Paolo Salvatori, che nel suo ultimo libro parla proprio di questo. Ragazzi, se avete un po' di tempo, magari l'avete già ascoltata ieri, oppure ascoltatela oggi, oppure prendetevela per la prossima settimana sotto l'ombrellone, andatevela ad ascoltare, perché si parla di intelligence, si parla anche tantissimo di tecnologia. E con questo concludiamo questa prima settimana di agosto, bella intensa. La prossima, quella di Ferragosto, saranno delle notizie interessanti, perché in Europa, magari in Sud Europa, ci fermiamo un attimino, ma l'Asia va avanti, gli Stati Uniti vanno avanti, il Nord Europa va avanti, insomma vanno avanti tutti. Quindi settimana prossima mettetevi belli tranquilli, magari sotto l'ombrellone, vi ascoltate un caffettino alla volta e soprattutto fatemi sapere, taggatemi sui social, fatemi sapere che ci siete, perché è bello questo agosto, è bello sapere che d'altra parte c'è qualcuno che ha voglia anche di partecipare. mario@mariomoroni.it per tutte le vostre mail e richieste. Puntata 1816 del caffettino che va in archivio. Insomma, 1816 è tanta roba. Magari chiudiamo gli occhi, ci troviamo a settembre, siamo già alla puntata 1900, no? Bisogna aspettare ottobre. Ma intanto, insomma, rilassati almeno. Leggi un bel libro, La fine dei social. Mi state taggando anche tanto anche lì. E noi ci sentiamo domani per un lunedì. Ma intanto oggi è domenica. Buon weekend!